Questa sera non c'è tempo di pensare al Natale. La Juventus sta per affrontare la Fiorentina nell'ultima partita dell'anno. La squadra di Pirlo non ha subito alcuna sconfitta in due mesi, ma questo è uno scontro storico che la Juve non può permettersi di perdere. Juventus-Fiorentina è una delle tante rivalità che ci sono nel calcio italiano per la Juventus. Da sempre rivali, i due club lo sono ancora di più dal 1990, anno in cui la Juventus acquistò il più amato attaccante della Fiorentina, il divin codino Roberto Baggio. All'inizio di questa stagione un altro colpo di mercato ha inasprito i rapporti tra le tifoserie. L'acquisto dell'esterno Federico Chiesa, che stasera affronterà per la prima volta la sua vecchia squadra. Chiesa gioca questa partita in modo speciale perché comunque lui è cresciuto nella Fiorentina, ne è stato anche il capitano, quindi insomma ritrova non soltanto ex compagni, ma ritrova un ambiente che di fatto lo ha fatto diventare calciatore. La Fiorentina può caricare questa partita in modo superiore alla Juventus. È la retorica più semplice dello sport. Davide contro Golia, per la Fiorentina è la partita dell'anno. Perché ci siamo, ci siamo. Le vacanze iniziano domani, stiamo concentrati, divertiamoci ad andargli a rubare la palla in avanti. Solo così ci divertiamo. Abbiamo questa partita da giocare, da vincere, e poi ci rilassiamo una settimana. Però concentrati e diamo tutto questa sera. Quando si indossa sta maglia, noi dobbiamo avere soltanto un modo a rispondere: andare fuori, continuare a vincere e a vincere. Vediamo! Sì, sì, sì! Anche dalla panchina, il ruolo di Buffon è determinante per la squadra. Fischietto in bocca, e allora si parte. Buon divertimento con Juventus e Fiorentina. Vieni, Leo! Leo! Vlahovic, attenzione, Vlahovic, Vlahovic, Vlahovic! Il vantaggio della Fiorentina con Vlahovic. È il peggior inizio possibile. Dopo appena tre minuti, complice una distrazione difensiva, la squadra è in svantaggio di un gol. Vai a fare in culo. Un momento molto difficile per la Juventus in questa partita, sotto di un gol, sotto di un uomo. Juventus dovrà giocare tanto tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Juan Cuadrado. Tuo Fede! Vai Fede, alzati! A metà partita, la Juventus si ritrova sotto di un gol e con un uomo in meno rispetto agli avversari. La strada è in salita. Se non siamo concentrati, poi si fanno figure di merda. Siamo troppo molli. Stiamo concentrati, sennò si fanno figure di merda. E invece dobbiamo ribaltare la partita. Se ci abbiamo i coglioni, dobbiamo ribaltarla. Sfortunata qui la Juventus. L'autogol di Alexandro gela la squadra e i tifosi. Con due gol di svantaggio, ribaltare il risultato è un'impresa molto difficile. Per il vice chairman Pavel Nedved, come per tutti i tifosi, la delusione è cocente. Fiorentina avanti 3-0 qui a Torino contro la Juventus. Ma
Juventus incassa la prima sconfitta stagionale in campionato, perde 3-0 in casa contro la Fiorentina. That ever happened to me.